È la Waterloo del precariato. Abbiamo licenziato il Jobs Act, così Di Maio, soddisfatto Salvini, che però chiede la reintroduzione dei voucher. Critiche le opposizioni che dicono tanta propaganda e poca dignità. E questa è la posizione del Partito Democratico. Servizi di Bruno Lovera e poi di Marco Valerio Loprete. Abbiamo cominciato a tutelare le fasce più deboli che sono state penalizzate dalla sinistra. Sono orgoglioso. Luigi Di Maio commenta il varo del decreto dignità. Il primo passo, dice, per archiviare una legge sbagliata del PD, il Jobs Act. Basta delocalizzazioni. Chi se ne va ci deve ridare i soldi che ha preso dallo Stato per tutte le multinazionali che delocalizzano e soprattutto basta sfruttamento dei ragazzi, dei giovani o dei meno giovani con i contratti a tempo determinato di cui si è abusato troppo. Abbiamo licenziato il Jobs Act. Obiettivo dei 5 Stelle, favorire i posti di lavoro a tempo indeterminato. Il governo, aggiunge il vice premier, da una parte mette al centro le persone, dall'altra sanziona i predatori economici che finora hanno preso i soldi pubblici per poi scappare all'estero licenziando. La strategia per creare occupazione prevede nella prossima legge di bilancio il taglio del costo del lavoro. L'Italia, rivendica poi Di Maio, il primo paese europeo che vieta la pubblicità per il gioco d'azzardo, un'emergenza nazionale. Anche in previsione di un passaggio parlamentare del decreto che si preannuncia non facile, Di Maio, aprendo al confronto, evidenzia però come con la Lega non ci sia un matrimonio ma un contratto di governo.